Il 25 aprile è il giorno in cui ogni anno in Italia si celebra la festa della liberazione del nazifascismo avvenuta nel 1945. L'occupazione tedesca e fascista in Italia non terminò in un solo giorno, ma si considera il 25 aprile come data simbolo perché nel 1945 coincise con l'inizio della ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della Repubblica di Salò, dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere il controllo delle città. La decisione di scegliere il 25 aprile come festa della liberazione fu presa il 22 aprile del 1946, quando il governo italiano provvisorio, il primo guidato dal CIDE De Gasperi e l'ultimo del Regno d'Italia, stabilì con un decreto che il 25 aprile dovesse essere festa nazionale. Rinascita, unità e coesione e riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana furono i sentimenti, afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che guidarono la ricostruzione del dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia, che oltre a colpirci con la perdita di tanti affetti, mette a dura prova la vita economica e sociale del Paese. Il 25 aprile, scrive sempre Mattarella nel messaggio inviato alle associazioni combattentistiche e d'arme, ricorda il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle file della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione, che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta.